Cari amici di Voci dal Cilento, ben trovati all'appuntamento con il nostro settimanale dedicato all'informazione dalla Valle del Calore e dalla zona degli Alburni. Ci occupiamo in apertura dell'accordo confermato nei giorni scorsi alla provincia di Salerno tra le comunità montane, l'UNCEM, la regione e la provincia per la pulizia delle strade provinciali da parte degli operai idraulico-forestali. Si è svolta a Palazzo Sant'Agostino, sede della provincia di Salerno, un'importante riunione che ha coinvolto i vertici provinciali e i tecnici delle comunità montane del territorio salernitano per discutere delle attività che da qualche mese gli operai idraulico-forestali svolgono sulle strade provinciali. Un'intesa alla quale, prima dell'inizio dell'estate, hanno aderito 9 dei 10 enti montani salernitani. Nel corso dell'incontro è stato deciso il prosieguo delle attività con pulizia dei sottopassi e delle cunette, attività risultate utili e importanti perché hanno consentito di tenere le strade pulite, impiegando le professionalità dei forestali a costo zero per l'ente provinciale. Presenti all'incontro il presidente della provincia Giuseppe Canfora, il dirigente del settore Domenico Ranesi, il consigliere provinciale delegato alla viabilità Paolo Imparato, il consigliere provinciale delegato all'edilizia Gerardo Malpede, il presidente dell'UNCEM, l'Unione Nazionale degli Enti Montani Enzo Luciano ed il consigliere regionale delegato all'agricoltura Franco Alfieri, oltre alla maggior parte delle comunità montane interessate. Si prosegue nell'attuazione dell'accordo dunque, dopo la pulizia delle strade effettuata per oltre il 70%, che dovrà quindi essere ultimata, si proseguirà con le altre attività previste, ossia la pulizia di cunette e sottopassi prima che arrivi la stagione delle piogge e renda tutto più complicato. Parliamo ancora di strade. Il comune di Castel San Lorenzo ha predisposto dei lavori per la sistemazione di diverse strade rurali. Potranno essere sistemate a breve le strade comunali a Castel San Lorenzo, molte delle quali versano in uno stato pietoso. Buche e avvallamenti sono diventati tristemente frequenti e rendono la circolazione pericolosa. Inoltre sono numerosi gli automobilisti che le percorrono e che lamentano frequenti danni anche alle vetture, data la gravità della situazione. Presto però il disastro della viabilità comunale, che è tipica di diversi comuni della provincia di Salerno, potrà diventare un ricordo grazie agli oltre 2 milioni di euro finalizzati proprio alla riqualificazione e alla messa in sicurezza delle strade. Sono 3 i progetti preliminari approvati recentemente dalla Giunta, con cui l'amministrazione retta da Giuseppe Scorza ha predisposto dei lavori di sistemazione su diverse importanti arterie comunali grazie a fondi PSR e POR della Regione Campania. I vari interventi sono stati inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche 2016-2018. I lavori riguarderanno diverse zone rurali. Sarà sistemata la strada che collega la località San Vito con Via Noelle nel centro storico del paese, passando per località Tempa, per un importo di 283.000 euro. Altri lavori, per un importo di 350.000 euro, consentiranno di migliorare la strada rurale Acquaviva Farneta Olivella. Sarà poi riqualificato con l'importo considerevole di oltre 1,5 milioni di euro il tratto che collega via Roma, via Carafa, via Pianella, via Peppino Impastato, via Tempa delle Monache e largo San Cosma, dove saranno posti in essere diversi interventi di messa in sicurezza. Restiamo a Castel San Lorenzo, ma cambiamo argomento, parliamo dell'approvazione avvenuta recentemente da parte del Comune del regolamento per l'utilizzo dei social per promuovere le attività amministrative dell'ente. Diventa sempre più social il comune di Castel San Lorenzo, che ha recentemente approvato il regolamento per l'utilizzo di Facebook, Twitter e YouTube, allo scopo di far conoscere e promuovere le attività istituzionali del comune. La prima grande novità nella storia del paese è la possibilità di riprendere i consigli comunali per favorire la partecipazione del pubblico alla vita amministrativa del proprio comune. Infatti sul sito istituzionale dell'ente sono già stati pubblicati e quindi sono visibili a tutti
tutti i video dei consigli comunali che si sono tenuti fino a questo momento dall'elezione dell'attuale amministrazione nello scorso giugno. Lo scopo è quello di informare, comunicare, ascoltare e dare accesso ai servizi. Attraverso i social network si intende favorire la partecipazione, il confronto, il dialogo con i propri interlocutori. I contenuti che saranno pubblicati riguarderanno informazioni di servizio, scadenze, convocazioni di assemblee pubbliche, eventi e bandi. È un'amministrazione che è attenta alle nuove forme di comunicazione e già ci ha distinto questo in fase, diciamo così, della campagna elettorale e anche della precedente esperienza come opposizione, e una volta divenuti maggioranza abbiamo anche pensato di dare diciamo così, visibilità all'azione del nostro comune attraverso i social network. In particolare abbiamo allestito una pagina Facebook proprio dedicata al comune di Castel San Lorenzo e un canale YouTube dove intendiamo appunto riportare sul canale YouTube in particolare i consigli comunali che abbiamo già svolto e che andremo a svolgere, e sulla pagina Facebook tutte le notizie rilevanti della nostra comunità da un punto di vista comunicativo, istituzionale e amministrativa, e attraverso soprattutto la pagina Facebook raccogliere i contributi, i suggerimenti e le proposte che ci possono venire dai nostri cittadini amministrati e da chi intenderà partecipare alla discussione sul social network. Si tratta solo di una delle prime attività della nuova amministrazione eletta a giugno e Scorza traccia un breve bilancio delle prime settimane alla guida del paese. È l'occasione innanzitutto per ringraziare gli elettori che ci hanno attribuito la responsabilità di governare Castel San Lorenzo, e siamo in fase di rodaggio, siamo entrati in meccanismo da poche settimane, abbiamo però già diciamo così, tagliato il traguardo dei primi obiettivi che ci eravamo programmati, cioè che ci eravamo proposti con la nostra candidatura. In particolare abbiamo detto che nei primi 90 giorni avremmo realizzato tre cose: il rimborso dei canoni di depurazione che abbiamo provveduto a fare, la trasparenza amministrativa attraverso la videoregistrazione dei consigli comunali che abbiamo fatto e sono disponibili in rete attraverso i social network e sul sito istituzionale, e la riparazione, diciamo così, del nostro parco giochi che è stata approvata in giunta. Quella che ormai volge al termine è stata un'estate positiva per quanto riguarda le presenze al parco archeologico di Velia. Numeri entusiasmanti per il Parco archeologico di Velia ad Ascea, che ha registrato un notevole incremento delle presenze nel corso dell'estate, pari al più 23% rispetto al 2015, per un totale complessivo di 14.355 presenze, con un più 16% nei mesi di luglio e agosto e un picco nel mese di giugno, per il quale si segnala un incremento pari al 44%. Hanno dato ottimi frutti dunque gli sforzi sia del comune che della soprintendenza, ma anche del concessionario dei servizi aggiuntivi Artem e delle diverse associazioni del territorio che hanno contribuito a questo risultato. Numerose le iniziative messe in campo per favorire l'incremento delle visite, tra cui l'apertura dopo 20 anni della Torre sull'Acropoli, Velia Teatro, concerti e varie attività. Sarà il ministro Franceschini ad aprire la Borsa del Turismo Archeologico di Pesto, un appuntamento molto atteso in programma ad ottobre. Toccherà al ministro dei beni culturali Dario Franceschini aprire la 19ª edizione della Borsa del Turismo Archeologico di Pestum, in programma dal 27 al 30 ottobre. Il ministro parteciperà all'incontro inaugurale sul tema Un anno di gestione autonoma dei musei archeologici del Sud. La borsa si terrà nell'area adiacente al Tempio di Cerere, presso il Museo Archeologico Nazionale e alla Basilica Paleocristiana, dove sono in programma incontri, dibattiti sullo stato del turismo archeologico in Italia e in tutto il bacino del Mediterraneo. Anche quest'anno l'evento avrà come slogan Per non dimenticare il Museo del Bardo, 18 marzo 2015, in quanto è intenzione degli organizzatori ricordare sempre l'attentato al Museo di Tunisi, perché ogni cittadino, al di là di appartenenze religiose o politiche, deve essere consapevole che il patrimonio culturale è un bene comune. Ed è tutto per questo appuntamento con Voci dal Cilento, che vi invito a rivedere su vocidalcilento.it, il nostro sito sul quale trovate interviste, servizi televisivi ed anche articoli sui fatti che riguardano il nostro territorio. Vi ricordo anche la nostra email per contattarci, info@vocidalcilento.it. Grazie a tutti per l'attenzione e a presto!